Ciao amici, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Uno di quei video che mi piace sempre tanto girare perché oggi è come se fosse Natale. Infatti qui ho un mega pacchettone che mi arriva da Bassi Garden. C'è anche scritto fragile qui. Quindi adesso lo apriamo e vediamo insieme che c'è dentro. In realtà già so cosa c'è dentro. Uno dei due oggetti, che penso ne siano due, già lo conosco perché l'ho ordinato stesso io, in quanto, per chi non lo dovesse sapere, quest'estate, mentre io ero a mare, ho lasciato in custodia al mio dolce padre i piccolini, il quale giustamente ha dovuto dargli da bere con lo spruzzino, ma l'ho distrutto. Quindi sono dovuto ritornare a questo oggetto preistorico, cosa che ovviamente non mi andava a genio, visto che sono uno youtuber tech. Vero, niente, parlo di animali, però la tecnologia piace. E ho visto che Michael vendeva questo oggettino super super chi cazzo forte assai, e ho deciso di prenderlo. Mo, mentre stavo sul suo sito, ho fatto l'ordine, dopo un po' mi arriva un messaggio dal mio amico Michele e mi dice: oi Fale, ma non è che volessi provare anche quest'altro oggetto che adesso vediamo? Ovviamente la mia risposta è stata: Ah, faccio. Ok, forse gliel'ho detto in modo più italiano, non ho usato questo accento un po' mediterraneo, però il sunto era quello. Dunque, adesso apriamo il pacco, perché io mi aspetto che qui dentro non solo ci sia quello che ho ordinato io, ma mi aspetto anche qualcos'altro. Non vorrei tagliare questo. L'ho rotto, potevo anche tagliarlo a questo punto. Ovviamente qua gli imballaggi sono decisamente abbondanti. Com'è bello schiattare il Fluriball. Allora, qui abbiamo questo oggetto che è la ficata del secolo, e adesso vi faccio vedere. E qua invece abbiamo un altro piccolo set kit molto super chi cazzo forte assai, che Michael mi ha mandato per farmelo provare, perché adesso vi spiego un po' tutte queste cose a che mi servono. Allora, cominciamo da questo, che è un oggetto che, raga, una figata, troppo una figata. Che cos'è? Così, immagino si capisca già, che è uno spruzzino, ma non è uno spruzzino qualsiasi, normale. A parte il fatto che è proprio bello questo lanciatore, è uno spruzzino tecnologico. Già stava partendo. Perché tecnologico? Perché se vedete qui c'è un tastino che, se cliccato, spruzza. Insomma, è uno spruzzino elettronico. Qui c'è anche nel coperchio il cavetto USB, micro USB, per ricaricare la batteria. Che, ragazzi, voglio dire, era necessario? No, ovviamente potevo utilizzare questo qui, oppure potevo utilizzare quell'altro con il pistone sopra. Ma vuoi mettere la figata di avere un accessorio del genere? Assolutamente no. Poi questo è anche due volte è gigante, questo qui, troppo troppo fico. E insomma, raga, funziona come un qualsiasi altro spruzzino a livello di utilità, però la figata di questo spruzzino, appunto, che è elettronico, cioè il tastino qui è... Non sottovalutate il fatto che sia elettronico, perché prossimamente vi porto un video che, raga, è la svolta proprio. Comunque è gigante. Ora, su questo non è che ci sia tantissimo da dire, semplicemente è uno spruzzino elettronico 2 litri di capienza, gigante, che però, vi ripeto, ha una grande potenzialità, ma ve lo faccio vedere prossimamente per cosa mi servirà. Quindi mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, perché vi state altrimenti per perdere dei contenuti assurdi. Vi sto per portare, ma ho un'idea, un progetto che risolverà il problema non solo mio, ma probabilmente anche di tanti di voi. Adesso vediamo quest'altro oggettino qui, quest'altro pacchetto, che è praticamente un kit rain, ossia un gadget, un apparecchio, un dispositivo che permette di nebulizzare all'interno dei terrari in modo automatico ed elettronico. Ah, io vi devo dire, pensavo fosse molto più grande, e invece è piccolino questo caccavillo. Sostanzialmente credo che consti di una pompetta bella potente, perché deve nebulizzare tutto quanto il terrario. E qui abbiamo, abbiamo dei tubicini belli lucidi, ecco qui. E qui abbiamo in confezione stesso anche diversi ugellini, assolutamente non sottovalutare. Questi qua, tipo alle fiere, sembrano fessi, ma costano un terremoto di soldi. Quindi qua, che escano già nel kit, è assolutamente positivo. Qui abbiamo dei leddini, qui abbiamo un vano per mettere, immagino, delle batterie. Quindi questo credo non funzioni soltanto con l'alimentatore, che in realtà è anche in confezione. Questo, a quanto pare, funziona anche con le batterie. Me lo devo un po' studiare e poi vi porto un video in cui ve ne parlo dettagliatamente. Comunque, per il momento vi faccio vedere che c'è qui nella confezione. C'è questa staffettina, che immagino serva per
bloccare questo in qualche modo. Boh, non lo so ancora. E altri pezzi, altre robe. Però vi assicuro che prossimamente vi uscirà un video in cui vi parlo anche di questo oggettino in modo più dettagliato, in cui lo vado ad assemblare, vi faccio capire un po' come funziona. Lo devo prima studiare io e poi ve ne parlo, perché se ve lo siete persi, qualche tempo fa sarà uscito sul canale sicuramente il video del mio terrario per il geco Tokai, che va un attimo completato con un accessorio del genere. Dunque, io ora me lo studio e poi farò un video dedicato. Ragazzi, vi ricordo inoltre che in descrizione trovate il link al sito di Michael, dove potete trovare tutte queste cianfrusaglie. È uno dei pochi siti, tra l'altro, che io conosca che vende, oltre a oggetti necessari come ad esempio terrari, riscaldamento e roba del genere, per tutta una serie di gadget e accessori che rendono l'esperienza della terraristica ancora più divertente e intrigante di quanto non lo sia già. Cioè, per dire, non so se esiste qualsiasi altra persona sulla faccia della terra che nel proprio sito abbia uno spruzzino tech, cioè, voglio dire, siamo troppo avanti, Michael. Beh, ragazzi, quindi mi raccomando, se non avete ancora fatto, lasciatemi un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e fatemi sapere con un commento, secondo voi, che cosa devo andare a combinare con questo spruzzino, perché vi ripeto, è una figata oggettivamente già così, però io ho in mente un progetto che lo rende ancora più una figata. Dunque, basta cincischiare, grazie a tutti per avermi seguito, in descrizione il link del negozio di Michael, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui, sul mio canale YouTube.